Ok, eccoci qui ragazzi, sono Marco Crippa di GameLegends.it e siamo qui oggi, come vi avevo annunciato, con Final Fantasy VII. Perché Final Fantasy VII? Perché andiamo a rivivere la storia di uno dei capitoli più belli della saga, in attesa che appunto venga rilasciato Final Fantasy VII Remake, cosa che attendiamo probabilmente tutti con grande passione, ma ancora non abbiamo una data di uscita, quindi io direi che iniziamo la nostra avventura. Solo una piccola intro, volevo giusto informarvi che purtroppo la traduzione in italiano non sarà completa perché sfortunatamente la traduzione fatta gentilmente dai Setness City anni fa era stata programmata per funzionare sulla versione del 2000, scusate, del 97 per PC. La riedizione per Steam fondamentalmente non era contemplata all'interno del scusatemi, ho un attimo di svalvolamento. No, non era contemplata all'interno della patch di traduzione. Quindi, cosa abbiamo dovuto fare? Abbiamo dovuto utilizzare una seconda patch che fondamentalmente è stata riadattata da altri ragazzi per funzionare sulla versione Steam, ma il vero problema è che questa versione non funziona, cioè non propone la traduzione Non completa riesce in ad assistere. italiano, ma propone solo una Non riesce traduzione ad assistere. parziale, quindi vengono tradotti tutti i dialoghi, che fondamentalmente sono la parte che a noi interessa, appunto i dialoghi, ma non viene tradotto invece non viene invece tradotto il menu e i vari oggetti presenti nel menu. Però, vabbè, ci sono io. Semmai se avete dubbi, ditemelo pure che, insomma, vi aiuto e vi spiego cosa fanno i relativi oggetti e come vengono utilizzati per essere funzionali. Allora, direi che possiamo iniziare. Io vi auguro una buona visione. Se doveste perdere questa trasmissione, la potete recuperare su YouTube qualche ora dopo la diretta, quindi non c'è che dire se non iniziamo e godetevi la storia. Ovviamente, se avete domande, se volete commentare, se volete fare un saluto, noi siamo qui. Io rispondo a tutti in chat. Ciao! Tanto che c'è il video, do un benvenuto ai miei spettatori, grazie per assistere alla diretta. Sapete che vi voglio bene. E come dicevo prima, se volete fare domande, avete qualcosa da chiedere, fate pure. Allora, come potete vedere dal video, il gioco si vede che è del 97, però secondo me ha un grosso impatto sull'animo di tutti quelli che hanno la mia età e che hanno già giocato questo gioco ai tempi. Io ormai ho 30, quasi 32 anni, direi che insomma,
ero poco più che un bambino quando ho giocato a questo gioco e mi è rimasto veramente nel cuore. Allora, cominciamo. Io intanto leggerò anche quanto viene detto nei dialoghi, così potete seguire anche se non state esattamente seguendo la diretta. Allora, fai meno il pupazzo e seguimi. Va bene, seguiamolo. Corriamogli dietro. E ovviamente arrivano dei nemici a tentare di bloccarci. Il nostro nome per il momento è X-Soldier. Ma tra poco potremo cambiarlo. Abbiamo già fatto un level up, ragazzi, fantastico. Come avete visto, i menu di combattimento sono in inglese, però direi che è comunque abbastanza semplice. Allora, vediamo, dobbiamo parlare con lui. Allora, Biggs ci dice, wow, e così eri nella milizia? Una volta era scritto Soldier, ma vabbè, facciamo che traduciamo in milizia. È difficile che uno come te entri in un gruppo come Avalan. Milizia? Non sono i nostri nemici? In teoria sì. Cosa c'entra con noi di Avalanche? Era nella milizia, Jesse. Ora non lo è più. Ha lasciato, e ora è dei nostri. Hai detto di chiamarti... Allora, in questo caso abbiamo detto di chiamarci Claude, perché effettivamente il nome del personaggio è Claude, ma idealmente potremmo chiamarlo anche Gian Giorgio. O Pizzo Cabro della Maremma, come volete voi. Noi lasciamo il nome originale, ovviamente, perché, insomma, dai. Se tutte le volte che mi chiamano Gian Giorgio, non è il massimo. Claude. Claude, io... E poi non dice niente. Non mi interessano i vostri nomi. Finito il lavoro, mi levo di torno. Ma cosa diavolo fate? Vi ho detto di non muovermi mai in gruppo. Il nostro obiettivo è il reattore Marco, ci vediamo sul ponte a nord. Sentite già il pathos. Fondamentalmente, milizia, terrò d'occhio. Fondamentalmente, ok, lui è Barrett, sarà il nostro personaggio per il resto del gioco. Va bene, utilizza i tasti direzionali, il tasto cancella per correre, perché una volta si utilizzava il tastino non numerico sulla versione PC. Dicevo, è molto già pieno di pathos perché fondamentalmente voi prima eravate dei mercenari, ok? E invece che combattevate al sodo della Shinra, questa potente azienda che controlla la città di Midgar, che fondamentalmente è la stessa azienda che noi, come Avalanche, ovvero dei terroristi ambientali, stiamo andando... ambientalisti, credo. Stiamo andando a tentare di distruggere. Quindi è normale che ci sia un po' di perplessità nei terroristi, dicono ma come? Eri un miliziano al servizio della Shinra e ora stai invece con noi contro la Shinra? Boh. Vabbè, i combattimenti inizialmente non sono proprio diciamo chissà quanto adrenalinici, tenete presente che appunto il gioco è del 97, quindi i combattimenti erano ancora a turni. Cosa che io personalmente apprezzo tantissimo, probabilmente molti di voi no, perché sono abituati a combattimenti molto più frenetici, tipici degli action RPG. Allora, noi andiamo un attimo da Biggs, così giusto per parlarci un attimo. Intanto se dovessero esserci problemi della diretta o se sentite troppo forte il volume della musica, se sentite troppo forte la mia voce, fatemelo sapere che regoliamo tutto. Ok. Al momento i combattimenti vanno lisci come l'olio. Allora, abbiamo trovato anche una pozione e un etere, benissimo, penso che sappiate tutti cosa fanno, ma ve lo dico comunque. Le pozioni curano, se non ricordo male, di 50 HP,
non sono per nulla tanti, però inizialmente servono sicuramente gli etere, curano invece gli MP che servono per lanciare le magie o fare le abilità. O meno, credo che mi servissero anche per le abilità, non ricordo più bene. Ah no, è Wedge, non è Mist. Della via di fuga mi occupo io, tu concentrati sulla missione, Claude. Va bene. E davvero qua è mostrato delle testine in fornace? Sarà qualcosa da ricordare? Beh, sì, in effetti, sarà proprio da ricordare. Bene, andiamo allora verso la fornace da far saltare in aria. Ma ci stiamo tentando di introdurre di nascosto. Ehi, non eri mai stato in un reattore? Beh, tecnicamente sì, perché ho già giocato parecchie volte questo gioco, però facciamo finta di no. No, lavoravo per la Shinra, non ricordi? Il pianeta pullula di energia Mako, oggigiorno di uso comune. Si tratta della linfa vitale del pianeta, ma la Shinra riesce a risucchiarla fuori con queste strane macchine. Non sono qui per una lezione, muoviamoci. Allora, qui vedete simboli strani, fondamentalmente è Barrett che tira giù Cristoni perché lo stiamo zittendo. Verrà insieme a me d'ora in poi e io sono ben felice di andare in giro con Barrett perché è una sicurezza. Allora, dobbiamo entrare in questa porta, che ovviamente è chiusa, dobbiamo parlare con lui per farcela aprire. Ah, codice decifrato e noi entriamo. Ovviamente ragazzi, se volete essere informati sulle relative dirette che facciamo sul Game Legends, sul canale Game Legends di Twitch, potete mettere il follow al canale e seguire ovviamente non solo le mie trasmissioni che porterò settimanalmente, ma anche quelle degli altri streamer che sono presenti nel sito. Quindi mi raccomando, se volete mettete pure un follow che io sono più che felice. Ah, codice decifrato. Ed entriamo nella porta. Scusate, cerchiamo di abbassare la musica che mi dicono che è un po' altina. Vediamo ora se è alta o uguale. Allora, intanto proseguiamo, proseguiamo, proseguiamo. Dobbiamo andare di qua forse, non mi ricordo più. Ah, qua c'era una cassa, eccola. Qua non posso passare perché c'è un cavo, ma andiamo alla cassa. Coda di Fenice, fantastico. Vedo che gli oggetti vengono tradotti all'esterno nel menu, ma nel menu no. Ma comunque va benissimo così. Ok, ci ho aperto anche questa porta. La coda di Fenice permette di resuscitare i propri compagni morti. Allora, premi quel bottone lassù. Premiamo il bottone. Ok. Attivato. Adesso Barrett ci fa la paternale su quello che sta facendo la Shinra e perché non va bene che la Shinra faccia questo. Infatti ci dice, pian piano i reattori consumano la vita del pianeta, sarà la fine di tutto. E a Claude non gliene frega assolutamente niente, infatti dice, non mi riguarda. Il pianeta muore, Claude. L'unica cosa che mi interessa è finire il lavoro prima che arrivino le roboguardie. Roboguardie che sono effettivamente temibili, quantomeno in questo momento. Vai con la battaglia. Allora, attacca, attacca questo che va giù. Ah, come vedete, Barrett attacca con una mitragliatrice che ha al posto del braccio, perché non ricordo bene come gli era stata, o come aveva perso la mano, ma ha pensato bene di ficcarci un mitragliatore, perché faceva bello. Sappiate che è uno dei due personaggi che porterò insieme a me nel party praticamente sempre. Ok,
premi ok di fronte a una scala per utilizzarla. Beh, questo mi dice fondamentalmente come utilizzare le scale, direi che per le nuove leve è tutto molto automatico, per i ragazzotti che hanno giocato nel 97 forse non lo era così tanto, però comunque sia, ci viene detto. E ovviamente anche sulle scale troviamo le battaglie, fantastico. Oh, siamo stati ospitati anche da Red Star Gaming, fantastico, grazie ragazzi. Credo di aver selezionato Claude per sbaglio, no, ok, fortunatamente non ho sbagliato. Allora, tu colpisci questo e tu questo. Ovviamente con Claude ho fatto meno danni e sfiga vuole che con Barrett non abbia colpito nessuno. Con Claude ho fatto meno danni perché ho tentato di colpire nelle retrovie. E niente, questi sono veramente odiosi, questi nemici. Che schivano come non so che cosa. Perfetto. Battaglia vinta. I punti vita cominciano a scendere però, quindi probabilmente dovrò curarmi a breve. Allora, scendiamo giù. Ah, attacco alle spalle, ragazzi. Pessima cosa, davvero pessima. Vabbè, pazienza. Allora, vediamo che magie. Ah, ma ho anche già delle materie. Allora, usiamo un bel ice, giusto per farvi vedere che belli che erano gli effetti del 97. Adesso penso che tra una ventina di minuti circa, quando andremo avanti con la storia, spiegheranno bene come funzionano le materie, come salgono di livello. Comunque sia, vi anticipo che le materie, adesso non so se riesco ad aprire il menu e farvele vedere, non posso ancora far vedere, è qui il menu, che non c'è ancora, salgono di livello facendo esperienza in battaglia. Infatti in battaglia prendete esperienza e AP. Gli AP servono gli ability point fondamentalmente e danno esperienza alle materie. Più le materie salgono di livello, più diventano potenti e si potenziano. Oh, un punto di salvataggio. Molto importante perché nel... Niente, meno non serve per il gioco. Voglio salvare. Perché non salva? Ah, ok, bene, fantastico. Non salva perché ho abilitato il salvataggio in cloud e quindi se faccio su salva, salva automaticamente in cloud, non posso fare salvataggi diversi. Allora. Andiamo avanti. Qua non si può entrare, quindi andiamo di là. Ah, c'è una materia per terra, eccola qua. Hai ricevuto la materia cura. Ok, quindi in questa maniera possiamo curarci. Credo che però non posso ancora equipaggiarla, quindi io l'ho presa, ma mi attacco. Va benissimo. Allora, quando faremo saltare questo posto non rimarrà che un cumulo di rifiuti. Ottimo. Claude, piazza la bomba. Perché proprio io, giustamente, diciamo che devo farlo io. Fallo e basta, ti tengo d'occhio, non fare niente di strano. D'accordo. Attento, questo non è solo un reattore. Ma cos'ha? Allora, avete visto questo... questa schermata rossa, questo... non lo so, una presenza, diciamo. Una specie di flashback. Più avanti con la storia capirete. Stai bene, Claude? Dai, sbrigati. Sì, scusami.
Attento, ci attaccano! Allora, almeno... Allora, ragazzi, affrontiamo il primo boss della storia. Boss piuttosto semplice, che ha però un attacco speciale, nel senso che a un certo punto si metterà in posizione di difesa e attaccandolo quando sarà in difesa ci farà molti danni. Allora, è una macchina, quindi è facile pensare che i fulmini funzionino bene. Infatti ne facciamo ben 90 danni, che non è male, considerando che con un attacco gli facciamo ovviamente nulla. Allora, abbiamo il limite di livello 1 di Claude, lo usiamo e gli facciamo qualche dannetto. Abbiamo sbloccato anche un obiettivo. Allora, magia. Allora, aspettiamo. Sì, ok, posso ancora farlo. Allora. Ok, Barret ci dice di stare attento. Lui attacca quando... Ok, avrebbero potuto... tradurlo, non è che si sono sprecati granché, nel senso comunque che il nostro avversario quando si mette in questa posizione fondamentalmente ci contrattacca con un laser che fa non pochi danni, quindi ci limitiamo ad attendere che esca da questa posizione. Noi intanto ci curiamo con delle pozioni che male non fanno e curiamo ancora Claude. Ok, siamo tornati in posizione in cui possiamo attaccare senza problemi, quindi lo facciamo. Vedete, con il volto gli togliamo 80-90, con l'attacco normale gli togliamo 37, quindi insomma... è facile capire che la magia abbia il suo fascino e il suo giusto utilizzo in questa battaglia. Ok, abbiamo ucciso il primo boss senza grossi problemi, vi assicuro che però da bambino, quando ancora l'inglese non lo masticavo proprio benissimo, e per... Ah, ci ha dato pure un Muscle Gun che, se non ricordo male, è un'arma di Barret. Dicevo, da bambino, quando non masticavo granché l'inglese, capire come affrontare questo boss non era particolarmente facile. Infatti armato di dizionario... ero costretto a continuare a guardare esattamente parola per parola cosa dovevamo fare. Qua abbiamo un tempo limite per scappare, 10 minuti sono più che ottimi per scappare. Credo che vadano avanti anche col menu, ma non è un problema. Allora, la shotgun, come vi dicevo, è un'arma per Barret. Ha uno slot in più per le materie, infatti se voi vedete dove c'è slot c'è un... c'è un buco, questo ne ha due e sono collegati. Poi vi spiegherò bene quando arriveranno anche le materie perché ci sono slot collegati e slot singoli. Eccoli qua, sono arrivati i mezzi meccanizzati che danno un po' fastidio, ma noi... siamo ben armati e quindi... Bolt è sempre efficace sui mezzi meccanizzati, quindi... alla grandissima.
Abbiamo ancora il limit break di Claude. Allora, volendolo potremmo utilizzare. Ma. Ah, c'è anche Barrett. Niente, facciamo. Un cambio. Così credo di averli messi nelle retrovie, infatti. Ok, non mi ricordavo se si poteva utilizzare il limit break a scelta o no. Devo per forza utilizzarlo. Vabbè, facciamo vedere il limit break. Che colpo, ragazzi, Intanto, se volete commentare, fatelo pure, io rispondo senza problemi. Se volete anche soltanto salutare. Allora, salviamo. Dalla prossima partita ci ricorderemo di togliere il salvataggio in cloud, che dà solo fastidio perché non mi permette di fare più salvataggi. Ok. Parliamo con Jessie, che ha qualche problema perché è incastrata. Allora, l'abbiamo aiutata a disincastrarsi e lei scappa via prima di noi. Allora, 7 minuti all'esplosione. Direi che in 2 o 3 minuti dovremmo farcela senza grossi problemi. Pozione che serve sempre. Schiacciamo il pulsante dell'ascensore. Ok, allora siamo arrivati. Adesso dobbiamo parlare con Jesse. Ok, codice decifrato. E possiamo. Stai attento ora, sì, devo parlarlo con Dix, allora. Tra l'altro in Final Fantasy VII troverete nomi che trovate anche in molti altri Final Fantasy, in quasi tutti. Per esempio Sid c'è, credo, in tutti i Final Fantasy. Non è lo stesso personaggio, ma è un nome ricorrente. Anche Wedge e Biggs sono nomi ricorrenti, ci sono sicuramente anche nell'8. Non sono ovviamente le stesse persone. Però Squaresoft e poi in seguito anche Square Enix sono sempre state solite mettere questi piccoli easter egg nei loro capitoli della saga. Devo essere sincero, non ho mai provato a saltare in aria perché finisse il tempo, però sarei quasi curioso di vedere cosa succede, se è un normale game over o se fanno vedere qualche animazione strana. Ok, come vedete il reattore è saltato in aria.
Ma questo dovrebbe dare al cliente un po' più di tempo. Già. Ok, ora fatemi indietro. Ok, hanno fatto saltare la porta e stiamo fuggendo dal reattore verso la nostra base operativa. Adesso prende. Bix si è scottato. Ok, ragazzi, adesso filiamocela. Dividiamoci, appuntamento sul treno che parte dal settore 8. Va bene. E adesso. Ehi! Se per i tuoi soldi li avrei appena arrivati, quindi. Ovviamente a noi non ce ne frega niente del pianeta, perché noi siamo dei mercenari in momento e ci interessano solo dei soldi. E adesso facciamo la conoscenza di un personaggio iconico del capitolo. Che per il momento si chiama solo Fioraia. Cosa è successo? È meglio che tu vada via? Niente, ehi. Che gli diciamo? Io direi è meglio che tu vada via. Siamo delle persone buone, nonostante Iris ci stia abbastanza sulle scatole. Quindi, idealmente, non ve lo dirò, perché se non avete ancora visto la storia, non lo sapete, non ve lo posso dire, ma sappiate che faccio parte del team Tifa e Iris non mi sta particolarmente simpatica. Sul serio, non capisco cosa succeda, ma pazienza. Cioè, probabilmente è l'unica persona che non si è accorta che è scoppiato un reattore a 100 metri di distanza, fantastico. Come vedete, tutti gli altri scappano, ma lei è tranquilla in giro a vendere fiori. Va bene. Tranquilla lei, tranquilli tutti, insomma. Adesso le macerie. Qua c'è un oggetto, una pozione, va bene, servono sempre. Ehi tu, halt! Ah, ci hanno sgamato, soldati Shinra, possiamo affrontarli o scapparli, ma noi li affrontiamo perché siamo degli ossi duri noi. E loro non sono particolarmente potenti, quindi direi che possiamo permetterci di affrontarli senza grossi limiti. Ok, un po' di esperienza che non fa mai male, un po' di gil che non fanno mai male. Ma direi che stiamo cominciando a diventare un po' troppi, non ce la caviamo più, tanto poi potremo soltanto scappare, quindi ci hanno accerchiati, ma noi ora ce la fuggiamo. Finita per te, non ho tempo da perdere con voi, soldatini. Basta parlare, prendetelo! No, noi no, scappiamo. Siamo saltati da un ponte direttamente sul treno in partenza e ce la stiamo fugando così. Claude non arriva. Che ne dite? L'avranno ucciso? No! Barrett perentorio, no! Jesse, Claude! Insomma, Claude è un rubacuori. Ehi, pensi che Claude combatterà con noi fino alla fine? E chi diavolo lo sa? Ti sembra forse un telepate? Barrett, veramente. Se voi non foste così schiappe. Ehi, Barrett, e per i nostri soldi? Niente, scusa. Ah! Che è successo? Non si sa. Qualcuno bussa ed è Claude che è arrivato. E infatti tutti chiedono, dicono, Claude! Sembra sia in ritardo. Diamine se sei in ritardo e arrivi pure facendo tutta questa scena. Nessuna scena, io faccio sempre così. Barrett tira giù il cristone come al solito. Tutti qui si sono preoccupati, a te sembra importanti solo di te stesso. Eri preoccupato per me? Cosa? Questo ti costerà dei soldi, sbruffone!
Forza, si scende da qui, seguitemi. Ehi, Claude, sei stato grande laggiù. Claude, la prossima volta andrà meglio. Attento, chiudo qui. Oh, Claude, sei tutto sporco in viso. Perché già abbiamo fatto già colpo. Ecco, ora va meglio. Volevo bene, grazie per l'aiuto giù al rettore. Jessie è bellissima perché ha sempre questa bocca spalancata che... Vabbè. Ultimo treno in partenza dal settore 8, capolinea settore 7, cimitero dei treni, arrivo previsto alle 12.23 a Meridian, orario standard di Midgard. Oh, un po' di sano riposo. Ecco perché odio l'ultimo treno, oh cielo. Ecco, questo è il pendolare che, poverino, si ritrova con una valanga di terroristi sul vagone. E lo rivedremo, ragazzi, lo rivedremo e sarà sempre felice di vederci. Qui ci abito io, ma fai pure come a casa tua. Potevo parlare. Ah, questo è il barbone, ci abbiamo parlato. Hai letto le notizie sulla Shinra Times? I terroristi che hanno distrutto il reattore numero 1 nella base dei sobborghi. Distruggono il reattore. Non è certo un'azione improvvisata. Hanno sicuramente un capo che li organizza. Chissà cos'altro ci aspetta. Gli ecoterroristi siamo noi. Smettete di fare ragazzini, seduti e zitti. Questo treno non è ancora in stato di allarme, di certo domani la situazione cambierà, e in effetti così sarà. Ma per ora, un giorno Avalanche sarà famosa, e anche io. Niente, ci sediamo, direi, non mi ricordo se possiamo sederci. Prego, non disturbate gli altri passeggeri, noi sempre a rompere le balle agli altri passeggeri. Ehi Claude, vuoi dare un'occhiata qui con me? È la mappa delle ferrovie di Midgard, dai, guardiamola insieme. Ti spiegherò tutto io. Mi piace questa roba, bombe e monitor. Eh già, roba illuminante. Battute di un certo spessore, ragazzi, eh. Ok, sta partendo. Questo è un modello della città di Midgar. È in scala 1-10.000 circa. La piattaforma centrale è a 50 metri dal suolo. Una colonna principale regge la piattaforma al centro. Ci sono poi altre colonne situate in ogni sezione. Psst. Piano piano, il reattore numero 1 che abbiamo distrutto era nella sezione nord. Restano comunque il 2, il 3 e così via fino al numero 8, quindi abbiamo distrutto 1 su 8. Gli 8 reattori forniscono elettricità a Midgar. Ogni città nel passato aveva un nome, ma nessuno a Midgar se lo ricorda. Così, al posto dei nomi si usano i numeri dei settori, più o meno è nata così. Guarda il seguito, dai. Questo è il nostro binario. Gira a spirale lungo la colonna principale. Ecco, dovremmo essere quasi nell'area centrale ora. A ogni checkpoint si attiva un sensore ID. Può controllare l'identità e i precedenti di tutti i passeggeri del treno collegandosi all'archivio della sede centrale della Shinra. Scusate se non ho fatto una frase continua, ma ho dovuto caricare il resto della frase. Piano piano, potendo risultare sospetti, stiamo usando falsi ID. E per il momento dovrebbe andarci bene. O forse no. Parlando del diavolo, quella luce significa che è in corso una verifica ID. Piano piano, quando le luci si spengono non si sa mai cosa possa sbucare nel buio. Comunque siamo fuori ora, meno male. Ok, per il momento tutto a posto, stiamo andando bene, n'ero certa, farò una falsa ID anche per te. Possiamo dirgli grazie molte o aspetto con ansia. In realtà non cambia assolutamente nulla perché le scelte multiple non portavano a nulla se non a un piccolo gioco di ruolo, nel senso che ho la possibilità di scegliere cosa dirle, fare il buono o fare il cattivo. Cambiava la frase poi, ma nella storia non cambiava nulla di che. Oh certo, ci puoi contare, io prendo le cose molto sul serio, sai?
andiamo a parlare quindi con Barrett. Guarda, si vede la superficie ora, qui non esiste né notte né giorno. Senza quella piattaforma potremmo vedere il cielo. Perché in realtà Midgar, ragazzi, è fondamentalmente una città che ingloba altre piccole città. Eccolo qua, una città sospesa, uno scenario inusuale. Fondamentalmente c'è questa mega piattaforma che copre tutte le altre città, tutti gli altri settori, fondamentalmente. E oscura il cielo. Non avrei mai creduto di sentirti parlare così. Sei una sorpresa continua. In effetti, il mondo di sopra, la piattaforma, è a causa di questa merda che la gente là sotto sta soffrendo. Nella città si soffoca per l'inquinamento. E intanto, quei cazzo di reattori si succhiano le ultime energie. Barrett è molto scurrile in quello che dice. Perché non scappiamo tutti sulla piattaforma? Ma, e chi lo sa, forse non hanno abbastanza soldi, o forse... perché amano la loro terra, non importa quanto è inquinata. Capisco, nessuno vive tra i rifiuti di propria volontà. È come questo treno, può andare solo dove lo porta il proprio binario. Piccola cutscene. In realtà, ragazzi, ci sono anche delle mod per rendere i personaggi un po' meno cubettosi e renderli un pochino più adatti a quello che è in realtà la grafica moderna, però ho provato a vedere su YouTube e sinceramente stono davvero tantissimo con il resto dell'ambientazione e secondo me rendono il tutto più brutto. Così ha un senso di nostalgico invece che è molto molto più carino. Nonostante comunque rispetto alla versione 97 qui ci siano anche dei filtri e la grafica sia leggermente migliorata, perché se vedevate la versione originale, soprattutto nelle battaglie, era molto più cubettosa. Ehi, da questa parte! Oh, grazie al mondo nerd che ha iniziato a seguirci. Sappi che ti voglio bene. Allora, andiamo a parlare con Barrett. La missione è stata un successo, ma non fatevi illusioni, il peggio deve ancora venire. Quell'esplosione non è stata niente. Perché la prossima sarà ancora più grossa. Ci vediamo alla base, muovetevi! Andiamo tutti alla base perché noi siamo desiderosi di farci pagare da Barrett. Ah, come vedete, queste sono le piccole cittadine che ci sono sotto la piattaforma, insomma, delle discariche direi a cielo aperto, ma in realtà non è a cielo aperto perché sono coperte dalla piattaforma, quindi sono discariche a cielo chiuso. Ehi tu, ops, ma cosa diavolo stai facendo? Sparisci subito. Cosa sei venuto a vedere? C'è stato un attentato più sopra, se questa colonna cadesse saremmo tutti polverizzati e ti assicuro ci serve ben poco da fare. Ehi, guarda, è impressionante, vero? E ci fa vedere la fantastica colonna, una delle fantastiche colonne che tengono la piattaforma sospesa. Oh, abbiamo due spettatori, benvenuti i miei due spettatori. Se vi siete persi parte dello streaming, non preoccupatevi, perché tanto poi finito lo streaming, dopo qualche ora la puntata sarà pure su YouTube, sempre sul nostro canale, sempre Game Legend Ita, e potete rivederla senza le scene tagliate. Se riuscirò metterò anche i punti per selezionare esattamente dove c'è la storia, così potrete saltare le battaglie, rendendo il tutto un pochino più liscio. Sai, questo posto è strano e meraviglioso, ed è il mio posto, ma tu puoi venire quando vuoi. Ciao, fratello! Niente. Ehi, Claude, di qua, dai! Stiamo rompendo le balle a Barrett, che giustamente sta facendo casino e sta mandando fuori tutti dal bar. Con somma gioia per tutti coloro che sono nel bar, soprattutto. Allora, io ricordo vagamente che qua si poteva entrare, ma non mi ricordo se potevo già entrare ora o cosa. Ok, questa è l'armeria.
Non lascia la salute, si capisce che non intendo. Ok, quindi qua ci fa comprare. Allora, la salt gun l'abbiamo già. Abbiamo delle granate da comprare, ma non ci interessano. Abbiamo gli iron bangle, che ci permettono di mettere degli slot in più, e in più sono più potenti nella difesa. Quindi noi li prendiamo, ne prendiamo due, che li equipaggiamo ovviamente poi a Claude e a Barrett, e andiamo anche al piano di sopra. Facciamo un girettino. Chi diavolo sei tu? Non sei autorizzato. Inviene tutto speciale, ti farò un riassunto di notizie, ma dovrai tenertele soltanto per te. A me non sai cosa sta succedendo? Ancora la stessa cosa? Ancora la stessa cosa. Sarei stupido di ascoltare le stesse cose, ma non succede mai niente di nuovo da queste parti. Sei preoccupato per la situazione, vero? E niente, ci lascia così. Riproviamo e gli diciamo, invece non gli diciamo nulla. Non si fa che parlare dell'esplosione del reattore del settore 1, si dice sia stata Avalanche. Nel mondo di sopra ne parlano come di un gruppo anti-Shinra, ma in realtà la gente pensa che siano solo degli assassini. Quindi insomma, bella pubblicità che ci facciamo nel mondo esterno. Questa è buona, non è vero? Mentre di sopra scoppia tutto, qui sotto gli unici a fregarsi le mani sono i nostri negozi di armi. Una volta smaltite le ultime rimanenze saremo a cavallo. Intanto in questa stanza c'è un cane che corre dietro a un povero Cristo che è lì, ma non può uscire perché è chiuso. Io non vorrei dire una cavolata, ma poi c'era la possibilità di entrare in quel gabbiotto e prendere roba. Allora, intanto cominciamo a equipaggiare Claude con l'Iron Bangle, che ci permette di equipaggiare anche la materia in più. Qua gli accessori non ne abbiamo ancora. E facciamo un girettino qua, che se non ricordo male è... ok, chiuso. Dovrebbe essere il negozio di materie, quello. Ed è chiuso perché ovviamente ancora non... ma cosa diavolo succede stasera? Pensavo fosse quel blackout di prima. Però sei stato distrutto un reattore Mako. Stavo tranquillamente bevendo, guardandomi le spalle. E all'improvviso ecco che vengo buttato fuori da quel... del bar. Che diamine. Va bene, parliamo con Barrett e andiamo avanti nella storia. Ok, Barrett, vai avanti. Niente, vai avanti, per realtà fa andare avanti, è fantastico. Papà! Oh, qua c'è la nostra amica Marlene. Marlene, non lo vieni a salutare anche tu, Claude? In realtà non siamo suo padre, ma credo che sia la figlia di Barrett, se non ricordo male. Bentornato a casa, Claude. Sei investigato bene, no? Hai litigato con Barrett? Come al solito, lo immaginavo. Barrett non fa che reclutare gente in giro, mentre tu continui a zuffarti, come da piccolo. Ero preoccupata. E lei è Tifa. Se me lo state chiedendo, io facevo parte del team Tifa, perché il team Iris non... no, a me Iris non piace. Mentre Tifa era tanta roba. Meno male, siete tutti salvi. Solo grazie a me, tra l'altro, sono tutti saldi, però... Scusa, Claude, Marlene è un po' timida. Ah, niente meglio di un buon drink. Ne prendi anche tu? Perché no? Oh, così mi piaci. Anche se sei stato un miliziano, qui sei sempre l'ultimo arrivato. Perciò farei bene ad ascoltarmi. Che ci dice Wedge? Oh, Claude, ti passa davvero come si cucina. Comunque, ti devo dire qualcosa. E ho riguardo? Tifa mi sa sempre assaggiare la sua cucina. E guardami ora, sono una palletta. Non so se dovrei essere triste o felice, ma sia il buon cibo che le bevande hanno reso famoso questo locale. E Jesse ci dice: ehi Wedge, stai facendo agitare tutti, smettila di fare casino. Vabbè. E ovviamente Barrett arriva correndo dentro nel bar. Papà, bentornato! Questa è Marlene, ragazzi. Se non state seguendo, questa è la Marlene. Stai bene, Barrett? Certo. Venite qua, fessi, iniziamo la riunione. Che fondamentalmente il bar è il ritrovo segreto del gruppo di Avalanche. Infatti il flipper nasconde una stanza segreta. Ehi, Claude, volevo chiederti una cosa.
C'era qualcuno della milizia contro di noi oggi? No, ne sono certo. Sembri molto sicuro. Beh, in realtà ne sono sicuro. Se ci fosse stato qualcuno della milizia, voi ora non sareste qui. Non darti troppe arie solo perché eri uno di loro. E Barrett prende a pugni la gente così. Probabilmente tutti i miliziani ne sono, e tu sei abbastanza forte. Ma non dimenticare che ora le tue chiappe sono al servizio di Alas. Non puoi pensare di tornare alla Shinra. Tornare alla Shinra? Mi hai fatto una domanda e io ti ho risposto, tutto qui. Io torno di sopra, parliamo dei miei soldi ora. No, Claude! Tifa, lasciala andare! Sembra che gli manchi la Shinra. Ma tutti che pensano che a me manchi così tanto la Shinra, ma in realtà no. Ma fa silenzio! Non mi interessa né la Shinra né la milizia. E direi a questo punto né tantomeno Avalanche. Ma non farti illusioni. Non importa niente anche di Avalanche o del pianeta. Ecco, infatti, come non so perché, ma l'avevo predetto. Barret se l'è presa non poco per questa cosa, ma noi proseguiamo. Ce ne torniamo su e ce ne andiamo fuori dal bar, se c'è possibile. Invece no, ci seguirà Tifa sicuramente. E infatti, eccola qua, Tifa. Ascolta, Claude, ti prego, unisciti a noi. Scusa, Tifa. Il pianeta sta morendo lentamente ma muore. Insomma, un po' come la Terra, ragazzi. Bisogna fare qualcosa. Lascia che ci pensino Barret e i suoi compari. Io non voglio mischiarmi. Fondamentalmente, Sakaguchi, quando ha creato questa storia, si è un po' ispirato alla rivoluzione industriale della Terra e di come l'umanità sta devastando il pianeta per la tecnologia, per ottenere sempre più tecnologia. E così, vai davvero via? Intonazione sbagliatissima, ma ragazzi, prendetela così. Uscirai da quella porta ignorando la nostra amicizia d'infanzia? Cosa? Ma che stai dicendo? Perché Claude in realtà non si ricorda nulla. Hai dimenticato la promessa? La cosa? Sì, l'hai scordata. No, io la ricordo bene, ma Claude sembra proprio dimenticarsene. Ricordi? Claude, è stato 7 anni fa. Al vecchio pozzo. Ricordi ora? Tanti anni fa. Che non si ricorda proprio, eh? Pensavo che non arrivassi più e mi stavo gelando lì seduto. Eccomi. Scusa il ritardo, volevi parlarmi di qualche cosa? Questa primavera lascerò il villaggio. Tutti i ragazzi se ne vanno. Ma io sono diverso dagli altri, non vado a cercare un lavoro. E qua vedete il cielo, perché in realtà non siamo nei sottoborghi di Midgar, ma siamo a Nibelheim, che è un paesino sperduto in mezzo al nulla, dove andremo fra un po' di tempo nella storia. Entrerò nella milizia. E lì diventerò il migliore, proprio come Sephiroth. Sephiroth, il grande Sephiroth. E certo. È dura entrare nella milizia? Probabilmente non potrò tornare qui per un bel po' di tempo. Se ce la farai, sarai nei notiziari? Ma forse.
Facciamo una promessa? Se diverrai davvero famoso, io sarò in difficoltà. Verrai a salvarmi, va bene? Cosa? Se mai sarò nei guai, il mio eroe verrà a salvarmi. Vorrei che succedesse almeno una volta. Cosa? Claude proprio... Non gliene frega niente, di nessuno. E dai, su, prometti. Va bene, lo prometto. Una promessa che proprio gli veniva dal cuore. Ricordi ora la nostra promessa? Non sono né un eroe né famoso. Non posso mantenerla. Ma il tuo sogno si è avverato, sei entrato nella milizia. Perciò dai, devi mantenere la tua promessa. Aspetta, ehi miliziano! Come promesso, eccoti i soldi. Ricevi 1500 gilda Barrett. È la mia paga? Ma non farmi ridere! Cosa? Ma allora? Per la prossima missione voglio non meno di 3000 gilda. Che cosa? Ok, ok, va bene. Abbiamo bisogno d'aiuto, giusto? Ci servivano per gli studi di Marlene. 2000. Grazie, Claude. Ok, ci siamo risvegliati. Ci siamo risvegliati e adesso possiamo girare un po' in giro. Possiamo girare un po' in giro e vedere cosa ci aspetta nella città. Buongiorno Claude, hai dormito bene? Per niente, Barrett russava. Al piano ti sentirà, Barrett è sempre nervoso prima di una missione. E chi non lo sarebbe? Siamo i terroristi. Vengo con voi. Oh, finalmente c'è anche Tifa con noi, meno male. Si va al reattore del settore 5, appuntamento alla stazione. Ti spiegherò tutto sul treno. Ehi, Claude, prima della missione devo assolutamente chiederti una cosa. Io non so proprio come si usa la materia. Ti darò la materia che abbiamo trovato, insegnami come usarla. Ok, te lo spiegherò. Ebbene, ecco come funziona la materia. Vi faccio vedere anche un piccolo tutorial. Così. Vabbè, lo saltiamo un piccolo tutorial perché in realtà lo sapevo già, ve lo spiegherò io.
che faccio molto prima. Vabbè, guarda bene quest'arma. Ogni arma e armatura ha dei supporti, come vi dicevo. Scegli in quale di questi porre la materia. Abbiamo Restore, ok, che è il tipo di materia, e poi ogni livello ha sono delle stelline. Facendo AP portate avanti il livello della materia. A livello 1 abbiamo Cura, a livello 2 abbiamo Cure 2, a livello 3 abbiamo Regen. E intanto dà dei bonus e dei malus all'equipaggiamento, le materie equipaggiate. A livello 4 abbiamo Cure 3, a livello 5 masteriamo la materia e quando la materia viene masterata se ne crea una uguale. Quindi fondamentalmente creiamo un'altra materia in più. Perfetto, va bene. Applichiamo, se vuoi mettere. Allora, come vi dicevo, ci sono delle materie, cioè degli spazi che sono collegati. In questo caso la Buster Sword ha uno spazio collegato a un altro. Perché? Perché possiamo mettere delle materie che vanno a come si dice? A potenziare gli effetti della materia che ci ha collegato. Per esempio abbiamo la 2x o la 4x, adesso non mi ricordo, si chiamano esattamente così, che permette di riprodurre 2 volte o 4 volte la stessa materia. Quindi se facciamo cura su un personaggio, possiamo curare quel personaggio per ben 4 volte, utilizzando, non ricordo se gli MP di uno o tutti gli MP utili per farlo, però comunque sia, ci sono svariate possibilità, ecco. Usi la materia. Cambia il tuo status, va bene. Ok, di solito facendo appunto materie magiche potenzi gli attacchi magici, aggiungendo quelli fisici, potenzi quelli fisici. Ok, non c'è altro. Ah, visto? Non era così difficile. Stronzate! Non ci ho capito niente. Tienila tu la materia, Claude. Ok, quindi ci teniamo la materia. Adesso mi si è attivato il menu. Claude, ho un messaggio dall'uomo dell'armeria al secondo piano. Vuole consegnarci qualche cosa, non lo dimenticare. Marlene, controlla il negozio mentre sono via. Ok, in bocca al lupo. Quindi torniamo all'armeria dove eravamo stati prima. Ehi, aspetta un attimo, non puoi passeggiare qui senza comprare qualcosa. Ti potrebbe nuocere la salute se capisci cosa intendo. Cioè, insomma, o compro o mi sparano. Allora, l'Iron Bangle ne abbiamo già comprato uno per Barret, ne compriamo un altro per Tifa. Le grenade non ci servono al momento, quindi per il momento va bene così. E andiamo al secondo piano. Intanto, equipaggiamoci Barret con l'Iron Bangle, Tifa con l'Iron Bangle e via. Ok, c'è un punto di salvataggio che salta in giro totalmente a cavolo. E allora noi salviamo il gioco.
Perfetto, abbiamo salvato. Questo è il potenziale vantaggio, poi puoi usare la tenda o salvare il gioco, va bene. Puoi fare anche altre cose qui, ma per questo è per ora un segreto. Per esempio, dopo una sconfitta potrai ripartire dallo stesso punto, così facendo non ti dovrai preoccupare in caso di una sconfitta. Questo saltella un po', ma quando lascerai Midgar e troverai la mappa del mondo potrai salvare quando vorrai. Vabbè, è simile a tutti gli altri giochi. Ci sono i punti di salvataggio, io sono un forziere, va bene, ok? Grazie per avermi detto anche cos'è un forziere. No, 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 lo so già. Ho sbagliato, ho schiacciato per sbaglio. Ah, questa è la sala principale. Tu, un novellino, i tuoi occhi dicono il contrario. Beh, direi che dopo aver finito il gioco 17 volte. Non sono un novellino. Scherza poco con me, ero nella milizia. Ti dirò tutto ciò che so e per di più lo farò gratis. Cosa vuoi sapere? Ma guarda, in realtà non mi interessa nulla perché so già tutto a memoria, quindi. Grazie. Ah, ma c'è la materia lì, attenzione. Questa mi serve invece. Ricevuto materia Omni. Ehi, hey, hai preso un ottimo articolo, è della materia. Ora apri questo forziere. Prima che il forziere hai ricevuto un etere, cosa molto 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 interessante. Ci sono un sacco di oggetti, possono essere a forma di scatola, di borsa, perciò guarda bene, vabbè. Allora, la materia Omni, come vi dicevo, è una di quelle materie che si vanno a fondere. Ok, Omni in realtà è la All, quindi fondamentalmente se io metto All qua non fa nulla, ma se io... Ok, se io metto Restore qui ed è collegato ci metto All, farò praticamente cura su tutti i personaggi utilizzando gli stessi MP. Ovviamente... perde un po' di potenza la magia se non ricordo male, ma è sicuramente cosa buona e giusta mettere la All e il Restore. Oh, un'altra dannosa giornata. Se va avanti così sarà rovinato. Non si può vendere materiale di qualità nei sobborghi. Oh, ma guarda, non succede tutti i giorni, sei un cliente? Eh già, sono un cliente, sì, e compro. Allora, pozioni, Phoenix Down. Allora, possiamo comprare un po' di magie. Abbiamo soldi a sufficienza per comprare il Fire che non abbiamo, un altro Restore che ci serve e possiamo vendere anche i nostri Bronze Bangle che non ci faranno diventare ricchi, ma insomma, ci permetteranno di comprarci un'altra Phoenix Down e tre pozioni che servono sempre, perfetto. Allora, a questo punto io direi che mettiamo la materia Fire a Tifa e mettiamo anche un bel restore, perfetto. Allora, adesso tutti scappano perché
diciamo che non siamo proprio benvenuti. Ah, mi chiede se mio figlio sia già partito. Non siamo solo io e mia moglie, qui ci sentiamo davvero soli. Non faceva che causarci dei grattacapi quando era ancora a casa, ma ora che se n'è andato ci manca. Strano, vero? Andiamo nel bagno. Fantastico, ragazzi. Non possiamo fare nulla in questa casa, è giusto così, per entrare e uscire. Meteoit ci ha fatto un fantastico smile. Matt, se vuoi anche seguirci, noi siamo felici. Ma sei un grande, sei veramente un grande. Johnny è partito, sembra un po' dispiaciuto, non vorrei ammetterlo, ma mi sento molto solo da quando ho smesso di bere. Insomma, gli ubriaconi in giro. Allora, andiamo qua a salvare. Allora, Matt, visto che ci stai seguendo, ti spiego un po' come sarà questo format. Fondamentalmente, in vista di Final Fantasy VII Remake, andiamo a riproporre tutta la storia di Final Fantasy VII in italiano. Purtroppo, come dicevo a inizio streaming, ci sono dei limiti alla Pesce italiana perché... Dobbiamo per loro se vogliamo andarci. Vabbè. E si parlano per i cavoli loro. Ci sono dei limiti alla Pesce italiana perché purtroppo i Sadness City, quando hanno creato la Pesce, l'hanno creata per la versione originale per PC. Poi il gioco è stato riedito su Steam, ma i Sadness City non hanno mai modificato la Pesce per scelta, ovviamente, per farla funzionare anche su Steam. Quindi altri modder hanno deciso di prendere la patch del Sadness City e modificarla per funzionare anche con la versione Steam. Però questa versione purtroppo non traduce i menu e non traduce gli oggetti. Nulla di che, nel senso, è abbastanza semplice e in caso di problemi ci sono io a dirvi cosa fanno le varie cose, però diciamo che un po' mi scoccia, ecco. Allora, no, quei pistoli, signore, ma che sfortuna. Questo è il pendolare di prima, ragazzi. Comunque, Matt, se vuoi riprenderti la storia così, su YouTube andrà direttamente dopo la diretta di Twitch anche la storia completa, cioè proprio la puntata completa, così potrete seguire la storia nei minimi particolari, anche se non l'avete seguita tutta su Twitch, potrete seguirla lì. E di buono c'è che se riesco metterò i puntini esattamente dove c'è la storia, così nei punti di esplorazione o dove ci sono tante battaglie potrete saltare la diretta e passare, cioè saltare il video e passare direttamente dove c'è la storia per seguirla esattamente passo passo. Cosa hai detto? Ripeto, cosa hai detto? Povero pendolare, ma sei fatto una pena assurda. Guarda intorno, è pieno di posti liberi. Ma cosa succede? Ah, sono liberi a casa di gente come voi. Oh, la menata, oddio! No, non avete sentito le notizie? Avalanche hanno annunciato nuovi attentati. Solo gli impiegati leali come me vanno a Midgar in una giornata così. Lavori alla Shinra? Non cederò alla violenza. Barret! E Barret tira cristoni come si è solito, fantastico. Allora, cosa facciamo adesso? Resti sempre calmo tu, mi dai proprio sui nervi. Il treno parte. Sembra che abbiano finito di collegare i vagoni, si parte finalmente. Che obiettivo abbiamo ora? Oh, anche i ragazzi di Tribe Games hanno iniziato ad ospitarci. Grazie ai ragazzi di Tribe Games. Ah, sentilo, mister, penso solo al mio lavoro. Va bene, te lo dirò. Probabilmente te ne ha parlato Jesse. Ci sono dei checkpoint lungo tutti i binari. Costituiscono un sistema di verifica per ogni treno, di cui la Shinra è orgogliosa. Ma non possiamo più usare i Face ID.
Signore e signori, buongiorno, benvenuti sulle linee di Midgar. Arrivo previsto al settore 4, ore 11:45. Non sono previsti ritardi per il momento. Questo significa che ci restano meno di 3 minuti al checkpoint. Va bene, fra 3 minuti saltiamo giù da questo treno. Capito? Claude, vieni qua giù. Guardiamo insieme la mappa dei binari. Niente, tutti vogliono farmi guardare le mappe dei binari, cioè. Tu sei l'unico che parla con me o che viene a casa mia, notevole. Povero barbone che è lì. Credo che andare a vedere la mappa dei binari sia un po' come... Ehi, vieni a vedere la mia collezione di farfalle. Sembra che tu l'abbia già vista prima. Pazienza, avvicinati un altro po'. Eccoci qua, ci hanno sgamato. Questo è strano, il checkpoint doveva trovarsi più avanti. E invece, allarme di livello A, presenza di persone non identificate. Attivate ricerca su tutti i vagoni. Ripeto, allarme di livello A, presenza di persone non identificate. Attivate ricerca su tutti i vagoni. Ma cosa succede? Ma cosa? Siamo nei guai. Vi spiego tutto dopo. Presto, nell'altro vagone. È una soffiata. Passeggeri non identificati nel vagone 1. Blocco vagone in corso. Andiamo, di corsa. Ora abbiamo anche il tempo per scappare da un vagone all'altro. In realtà non so cosa succeda. Se rimaniamo bloccati probabilmente ci attaccheranno, ma... Vagone 1 bloccato. Stato d'allarme livello 2. Forza, stanno bloccando le uscite. Muoviti. Blocco del vagone 2 in corsa. Si passa al piano B. Gente brutta che tira testate. Stato d'allarme livello 3. Vagone 2 bloccato. Ottimo. È fatta? Non ancora. Sta per partire un'altra verifica. Se ci prendono è finita. Ma non dovete preoccuparvi. Muovendoci di vagone in vagone ce la dovremmo fare. Picchiamo gente a caso così. Persone non identificate si muovono lungo il treno. Tracciatura in corso. Vagone 3 bloccato. Stato d'allarme livello 4. Intanto, stato d'allarme diventa sempre più... Vagone 4 bloccato. Stato di massima allerta. Ecco, a posto. Molto bene, è fatta. E se è fatta, voi di qua. Muoviamoci, si esce da questa trappola. Che fifa. Ormai è troppo tardi. Ma perché sei venuta con noi? Perché? Ehi, voi due, non c'è tempo da perdere! Vabbè, tutti lo sappiamo che Tifa è innamorata di Claude, neanche troppo segretamente, ma Claude è un pirlone e ancora non l'ha capito. Va bene, mi sento pronta, guardami le spalle, sto per saltare! Ti spiace se vado prima io? Un capo rimane sin dalla fine! Non preoccuparti per me, salta! Ehi, vada a non romperti quelle chiappe secche, la missione è appena iniziata! E vabbè, saltiamo! A dopo, pensi tu agli altri. Alla fine è andato tutto come nei piani. Non abbassiamo la guardia fino al reattore 5. Al reattore del settore 5, scusate. Biggs, Wedge, Jesse, ci hanno aperto la strada. Muoviamoci. Ogni tanto leggo veramente di merda, ragazzi. Perché tento di dare un'interazione, ma in realtà... non leggo il resto. Il reattore si trova in fondo al tunnel. Ok, allora non mi ricordo se già adesso facciamo conoscenza di Turks. Li vedi quei raggi? Sono sensori di sicurezza signora. Non possiamo andare oltre. Vabbè, fondamentalmente sono i cecchi di che facevano nel treno. Quella è una dannata fogna. Vorresti farmi strisciare là sotto fino alla piattaforma? No e no. Allora Claude, che si fa? Ma ovviamente scendiamo. Ma porca miseria, quel posto mi dai brividi. Dai Barrett, sei grosso, grande e grosso. Non dovrebbe darti questi problemi scendere giù.
Ho trovato un etere. Benissimo. Scendiamo nelle fognature. Che fortuna, è già il secondo backup che mi fanno, ragazzi. Ok, allora attacchiamo. Allora, sono pesci, per cui direi che il Bolt dovrebbe fare il suo sporco lavoro senza problemi. Direi che è inutile utilizzare i vari cure, il fuoco è inutile allo stesso modo. E Tifa non toglie assolutamente nulla, non so perché, ma... Ecco, dai. Mi hanno pure addormentato Tifa, fantastico. Vabbè che non toglie nulla, però insomma. Ok. Vinta la nostra battaglia, come vedete abbiamo fatto un po' di esperienza e un po' di AP. E infatti, se noi andiamo su materia, vedete che abbiamo fatto 74 AP del Lightling. Tra 1926 AP passiamo al livello 2, prendiamo Bolt 2. E comincia a essere una magia un pochino più seria. Ovviamente poi nessuno ci toglie la possibilità di usare Bolt 1, però insomma, se abbiamo gli MP, e per averli li abbiamo. Ah, mi ricordo che qua c'era, ma forse era qua sopra allora la cassa. Oh, andiamo di attacco normale, che tanto... Là, colpo critico per Tifa, ragazzi. Ok, level up per Barret, fantastico, anche lui arriva a livello 8, Tifa purtroppo a livello 5, ma recupererà a breve. Eh no, in realtà mi sa che allora era giusto di là, dove stiamo andando prima per... No, ogni tanto ci sono i comandi invertiti. Ah! Niente, entreremo nel loop infinito, ragazzi, con i comandi invertiti. E continueremo a fare avanti e indietro da un'area là. Basta! Ragazzi, no, non ce la posso fare. Ma non preoccupatevi che sta cosa mi succedeva anche quando giocavo nel lontano 97.
Tra l'altro ricordo che ci giocavo sul mio fantastico Pentium 133, ragazzi, veramente era qualcosa di stupendo. Ma nella stessa parte, non cambia assolutamente nulla. Va bene, è una pozione, abbiamo preso una pozione, possiamo scendere, parliamo magari con Jesse, a vedere se ci dice qualcosa di importante. Allora, vedete, qua c'è il Q-Roll, adesso non mi ricordo se si... Ah, quindi posso mettere in pausa. Magic, non ricordo se si poteva... No, li prendo tutti e basta. Ok. Normalmente il Cure invece prenderebbe solo una persona selezionata. Siccome gli abbiamo allegato la magia Hall, cioè la materia Hall, perdonatemi, fa la cura su tutti i personaggi, cosa molto 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 utile. Perfetto, allora dobbiamo parlare con Jesse, abbiamo detto, che mi dici Jesse? Mi dispiace, l'incidente del treno è stato solo colpa mia, avevo modificato le carte D, tutto inutile, mi sono impegnata ma ho fallito, ecco, a posto. C'è Jesse che è presa a male adesso. Oh, lì abbiamo un fantastico punto di salvataggio, mi ricordavo che erano più radi, invece no, abbastanza... Una tenda, fantastico. Allora, la tenda permette di andare al punto di salvataggio e curare tutti. Vedete? Si usa il punto di salvataggio o nella mappa del mondo, nel caso siamo nella mappa del mondo, e ristora tutti gli HP e gli MP ai personaggi. Va bene. Adesso noi ce la squagliamo, ci rivediamo nel covo. Claude, contiamo sui tempi per distruggere il reattore. E andiamo a distruggere questo secondo reattore. In realtà ne manca ancora per distruggere il reattore. Prendiamo questo fantastico scivolo. Come vedete è molto simile, molto molto simile al primo reattore. Oh, questi fantastici tubi mi stanno proprio simpatici. Se non ricordo male, questi avvelenano con la loro magia. Vai di big shot. Ah, il Deadly Waste, non mi ricordo cos'era, ma lo guardiamo subito. Ah, usa BO2 su tutti gli opponenti. Infatti, mi ricordavo che loro avvelenavano. Beh, non è male, cioè, nel senso, credo che quegli oggetti di non averli mai utilizzati in vita mia, però comunque sia, non è male come cosa, perché si possono sfruttare per fare danni a mostri abbastanza difficili. Come vedete proprio è uguale al rettore. Salviamo sempre che tanto ci vuole un attimo e ci dà delle sicurezze in più. Oddio, i comandi invertiti. Eccolo qua, un'altra sorta di presenza nella mia testa.
Quanto tifa. Papà! Sephiroth! È stato Sephiroth? Sephiroth, milizia, rettori Mako, Shinra! Li odio tutti! Ok, quindi c'è questa sorta di flashback di Claude. Dannazione, che cosa combini? E Tifa, ti senti bene? Tifa, No, lascia stare, dai, muoviamoci! Allora. Ah, fantastico, mi ha avvelenato. Che gioia. E non ho neanche un antidoto per togliergli il veleno, ottimo. Beh, però posso fare un bel cur 2. Che fanno sempre bene. Ok, allora, la bomba l'abbiamo piazzata e ora non ci resta che andarcene. Ecco, idealmente se avessimo messo la Hall, la materia Hall su Lightling, in questo caso avremmo fatto una cosa molto molto piacevole, nel senso che avremmo lanciato Lightning su tutti questi nemici facendo una breve strage. Quindi vi faccio vedere giusto le animazioni delle varie magie. Purtroppo dobbiamo tenere da conto gli MP. Fortuna che non mi ha bruciato la limit break di Tifa. Altra battaglia, altra corsa. Oh, i tubi. Fortunatamente non mi hanno avvelenato nessuno. Abbiamo fatto un sì. Se non ricordo male era tipo il critico. Oh, Tifa, più va avanti con la limit, più aggiunge ruote alla sua slot machine. Facendo le varie combinazioni fa degli attacchi diversi, se non ricordo male.
Ok. Allora, risaliamo. Tutto. Facciamo così con un paio. L'ice si è rivelato abbastanza efficace. Il fire un po' meno. Ok, sale barre di livello, ottime cose. Oh, degli antidoti, finalmente. Ok, qua abbiamo una cassa. Etere. Questo è l'ascensore. Allora, qua dobbiamo fare in contemporanea con Tifa e Barret lo schiacciamento dei pulsanti. Ecco. Ok, devo andare a tempo. Voi non sapete quanto tempo ci ho perso a fare sta cosa. Ok. Quando ero un ragazzino continuavo a farlo, non riuscivo mai a prendere il tempo giusto. Un attacco preventivo, ragazzi, non ci credo. Ancora antidoti, per il momento servono sempre. Avrei preferito avere qualche tent, ma... Allora... Di qua! Ma arrivano le guardie. Sentate Shinra. Ma che diavolo succede? È una trappola. Ebbene sì, è una trappola. E tra poco ci sarà un altro boss. Presidente Shinra? Perché si trova qui? E così voi sareste... Com'era? Ah, Vance, non lo scordare. E tu saresti presidente? Ci rivediamo, signore. Rivediamo? Oh, sei tu! Il tizio che ha lasciato la milizia per unirsi ad Avalanche. Sei stato esposto all'energia Mako, traspare dai tuoi occhi. Dimmi, traditore, qual è il tuo nome? Claude. Perdonami, ma non ti aspetterai che mi ricordi i nomi di tutti quanti? A meno che tu non sia un altro Sephiroth. Ah, Sephiroth, che era così brillante. Forse anche troppo. Sephiroth? Senti, a noi non ce ne frega l'accidente. Questo posto sta per fare un bel botto, vi abbiamo serviti. Che spreco di fuochi d'artificio, solo per prendere dei vermi come voi. Vermi? È tutto questo? E questo è tutto? Vermi? Alla Shinra sono dei vermi che distruggono il pianeta. Ciò fa di te il re dei vermi, ma sta zitto, Somaro! Cominciate ad annoiarmi. Io sono molto occupato, perciò se volete scusarmi, c'è la cena che mi aspetta. Cena? Fa tardi, poverino! Ascoltami bene ora, pezzo di...
Ho pensato anche a voi, ecco, divertitevi con lui. Ecco, e adesso arriva il fantastico boss. Cos'è questo ronzio? Cosa diavolo è? È un boss. Vi presento Airbuster, tecnosoldato creato dal nostro reparto sviluppo armamenti. Sono certo che i dati che estrarrò dai vostri cadaveri ci saranno molto utili per altri esperimenti. Tecnosoldato? Dunque, se ora volete scusarmi. Aspetti! Ma non aspetta lui. Claude, dobbiamo assolutamente fare qualcosa! Ti aiuto! È uno della milizia? No, è solo una macchina. Qualunque cosa sia, la farò a pezzi. E di fatto, è quello che faremo. L'unica cosa è che... Facciamo un curso tutti assolutamente. Era debole al Bolt. Lui quando si gira lascia l'altro fianco debole, però dov'è fa un male assurdo. E non vorrei che mi fa fuori tifa. Ma fortunatamente mi ha mancato. Intanto facciamo un bel cure che ovviamente funziona soltanto su Barret e tifa perché siamo divisi a 88. Ok, quindi se lo attacco da dietro forse mi fa il counter attack, però il fire non serve assolutamente a nulla. Qua attacchiamo. Infatti mi ricordavo che faceva parecchio male. E anche il mio attacco fa parecchio male, proviamo a vedere l'ice quanti anni fa, non mi ricordo, ma allora, ti fai un bel curso di te. Barret attacca. No, mi conviene attaccare con gli attacchi fisici perché mi sa che è forte contro la magia. Ah, è già esploso così. No, pensavo, mi ricordavo che era molto più ardua come sfida. Invece, molto più easy di quello che ricordassi. Qui esplode tutto, scappa, tifa! Intanto io rimango appeso come un poveretto. Barret, non puoi fare niente? Niente, accidenti! No, Claude, ti prego, non morire! Non puoi morire! Ci sono tante cose che devo dirti! Lo so, tifa! Ehi, pensi di farcela? Sii forte! Adesso pensate a voi! Va tutto bene, Barret, prenditi cura di tifa! Va bene, mi dispiace di tutto! Smettila, non è ancora finita! Ok, forza! Forza! E Claude cade giù nei sobborghi. Idealmente facendo un salto di almeno 50 metri d'altezza, perché diceva che la piattaforma si trova a 50 metri, il reattore si trova sopra la piattaforma, quindi non lo so, stai bene? Puoi sentirmi? Sì. Ricorda il passato, sei tutto intero. Cosa? Cosa devo ricordare? E ora come va? Puoi alzarti? Cosa devo ricordare del passato? E ora come va? Non preoccuparti per me, pensa a te stesso ora. Ci provo. Oh, si muove! Questo andrà bene? Non correre, un passo alla volta. Ciao! Ciao! Lo so. Ma tu chi sei?
Ciao, ciao. Oh, la ragazza dei fiori che abbiamo conosciuto prima, che tra poco scopriremo che si chiamerà Iris. Tutto ok? Sei una chiesa dei sobborghi, settore 5. Sei piombato da lassù, mi hai davvero spaventato. Sono piombato giù? Credo che il tetto e i fiori abbiano attutito la caduta, che fortuna. Come il tetto e i fiori possano aver attutito la caduta non si sa perché fanno un volo del genere. È quasi sicuramente mortale, ma se pensiamo che nel Guinness dei primati una hostess è caduta da 9.000 metri d'altezza perché si è rotta la cabina di un albergo, sì, di un albergo, di un aereo. Ed era volata fuori insieme al sedile e si è rotta solo una gamba, direi che tutto è possibile. Non so se in 50 metri si raggiunge la velocità terminale, ma vabbè. Questi fiori sono tuoi? Mi dispiace. Non ti preoccupare, questi fiori sono resistenti perché si trovano in un luogo sacro. Dicevano che i fiori in erba non potevano crescere a Midgar, ma non so come, qui fioriscono rigogliosi. Mi piace qui. Strano rivedersi. E dice, ma dove l'ho vista questa? Non ti ricordi di me? Certo che ti ricordo. Sì, che ti ricordo, stavi. Potrei dire che eri ubriaca Francia. Dai, facciamo, eri ubriaca Francia. Scusa, ma sei davvero un cafone? No, non mi ricordo niente. Ok, poco male. Senti, hai qualche materia? Sì, un po'. Al giorno d'oggi la materia è ovunque. Ma la mia è speciale, non serve proprio a niente. Un po' come Iris in generale, non serve proprio a nulla. È un personaggio inutile. Non serve a niente. Casomai non sai come usarla. No, la so usare, è solo che non ha effetti. Mi fa stare bene averla, era di mia madre. Ascolta, io amo parlare, e a te non piace? Dopotutto, questo è il nostro secondo incontro. E allora? Aspetta qui, devo controllare i fiori, ci vorrà solo un minuto. Ma adesso arriva qualcuno. Intanto, ragazzi, siamo arrivati quasi alla fine della live. La durata è di 2 ore e siamo quasi alla fine. Abbiamo iniziato alle 4:30, abbiamo fatto un po' di storia. Settimana prossima poi continueremo. Comunque, la puntata potete trovarla poi tra poco su YouTube. Solo un attimo. Oh! Ora che me lo ricordo. Non ci siamo ancora presentati, vero? Mi chiamo Iris. Oh, in realtà il nome nella versione giapponese e americana era Hayrit. Poco cambia, nel senso hanno cambiato il nome in Iris in Europa, ma il senso è quello. Se non la riconoscete come Iris, la riconoscete come Hayrit, sapete che comunque è un personaggio inutile che a me sta sulle balle, quindi direi che cambia poco. Sono Iris, la fioraia, lieta di conoscerti. Il mio nome è Claude. Io, beh, faccio un po' di tutto. Oh, un vero factotum. E quello invece è Reno? Mi sembra più che si chiamasse Reno. Sì, faccio quello che capita. Cosa c'è da ridere? Cosa ti diverte tanto? Scusa, è solo. Claude, non farti prendere! Così. Dumblè, no, io voglio andare a parlarci con giro al largo.
Dicono, sei mai stato in corpo di, nel, sei mai stato guardia del corpo? Tu puoi fare tutto, giusto? Tecnicamente, sì, è così. Allora, portami via di qui, a casa mia. Ok, ma ti costerà. Ok, allora, vediamo. Che ne dici di un appuntamento? Niente, Claude è un broccolone. Non so chi voi siate, ma farete meglio a sai chi sono. Ma sì, vi riconosco. L'uniforme. Ehi, capo, questo sta fuori di testa. Taci, spia Shinra. Reno? Allora, lo catturiamo? Non ho ancora deciso. Non batterti qui, rovineresti i fiori. Madò, che balle questi fiori, ragazzi! Ok, l'uscita è qui dietro. Adesso ci sarà una sorta di minigioco, diciamo, che permetterà ad Iris di scappare. Lui se ne frega proprio impunemente, dei fuori che gli dei fiori li calpesta tutti, erano occhi Mako. È un miliziano, forza, muoviamoci! Ma mi riconoscono tutti, cioè, con gli occhi azzurri così. Oh! E non calpestate i fiori! Ma c'è appena camminato sopra! Cose belle, sempre divertente. Allora, noi saltiamo di qui. Facciamo la scala. Eccomi là, sono lassù! Claude, arrivano! Li ho visti, non intendono proprio farci scappare. Cosa facciamo ora? Di certo non ci arrenderemo, giusto? C'è solo una cosa da fare, allora. E io solamente faccio sto mega salto. Iris, di qua! D'accordo, li tratterrò io. Bene, assicurati che non ci raggiungano. L'antico sta fuggendo! Fuoco, fuoco! Attaccate! Beh, Iris è una sfigata. E scivola giù. Pensate che sia morta? Hanno sbagliato a sfidarci. Aiuto! No! Cos'è stato? Allora, posso scegliere se solo un momento, batti o scappa. Allora, solo un momento, proviamo a lanciare giù un barile. Tanto ci sono questi bellissimi mostriciattoli. Ok, allora se noi buttiamo giù il barile. Oh Claude, ma cosa combini? Abbiamo buttato giù totalmente a cazzo il barile. Attacchiamo con l'aereo. Meno male che gli fanno soltanto uno di danno, che veramente è personaggio inutile, Iris. Allora, se io spingo giù questo, in teoria dovrebbe cadere sulle scale. Infatti, niente, sto sbagliando tutti i barili, ragazzi. Vabbè, non mi tolgono niente.
Quella, addirittura un bel critico, attenzione. Ok, e anche questo l'abbiamo superato. Ok, e adesso posso farlo solo scappare perché il barile era quello sbagliato. Tanto scorre. Adesso diceva no, non posso farlo, e adesso invece salta, cioè veramente. Dicevo io che era inutile. Allora. Ok, siamo sul tetto della chiesa. Mi cercavano un'altra volta. Vuol dire che non è la prima volta che ti inseguono? No. Erano i Turks. Mm? I Turks fanno parte della Shinra, ricercano i possibili candidati per la milizia. Con quella violenza, sembrano pronti a un rapimento. Sono coinvolti in un sacco di altri lavori sporchi, come spionaggio, omicidi e così via. Davano quell'idea. Ma perché ti cercavano? Ci sarà un motivo, giusto? No, davvero, anche se pensi che mi ritengano idonea per la milizia. Forse lo sei, vuoi arruolarti? Non lo so, ma di sicuro non voglio essere presa da quella gente. Beh, andiamo. E andiamo tutti a casa di Iris. Yuhu! Saltiamo sui tetti. Vai piano, un momento. Divertente. Pensavo fossi tagliato per la milizia. Oh, sei tremendo. Ehi, Claude, tu eri nella milizia? Mi sembrava palese, cioè te l'hanno detto veramente tutti. Sì, proprio così. Come l'hai capito? I tuoi occhi, quella loro luccicanza. È tipica di chi è stato esposto all'energia Mako. È lo stemma della milizia. Ma tu come facevi a saperlo? Oh, niente. Niente? Già, niente. Dai, forza, muoviamoci. Ok, ragazzi. Siamo nel settore 5, ce l'abbiamo fatta, vediamo. E tra poco, ormai non lo facciamo perché questa puntata è quasi giunta al termine, ma la prossima volta faremo uno dei pezzi più divertenti del gioco, il Wall Market. Casa mia è qui vicino, presto o ci troveranno. E andiamo tutti a casa di Iris. Allora, salviamo il gioco. Ok, facciamo un altro paio di combattimenti, giusto? Fire addosso,
Vabbè, questo muore male. Ok. Andiamo qui. Qua c'è la chiesa. Ah, questa è l'uscita dal settore, ma non posso uscire. Quindi, cavolo, chi era a casa di Iris? Mi ricordo, siamo qua in alto. Qua forse. No. Qua siamo nel Walmart. E allora era di... Non ricordo più. Ragazzi, non ricordo più dove era la casa di Iris. Ma in compenso mi ricordo che questi mi rubano gli oggetti e quindi è necessario... Hanno rubato una tenda. Questi rubano e poi scappano, quindi se non li ammazzi... Giusto appunto. Mannaggia loro. Ovviamente quello che mi ha rubato ha scappato, quindi non ho più la tenda per curarmi. Che gioia! No, allora era di qui e poi ci deve essere un altro spazio però per andarsene qui. Qua, ecco qua. Ecco qua a casa di Iris. Ragazzi, la live finisce qui. A breve troverete i video su YouTube con cui seguire tutta la storia. Io vi ringrazio per aver guardato me che gioco. Anzi, andiamo prima a prendere la materia che sennò me la dimentico. Vi ringrazio comunque per avermi guardato, vi ringrazio per avermi dato fiducia nel provare a portare Final Fantasy VII in attesa del remake. E niente, ci sentiamo e ci vediamo la settimana prossima. Ciao a tutti, buona giornata o buona serata, avete voi.